Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Le letture che abbiamo ascoltato oggi, fratelli e sorelle carissimi, sentono un messaggio un po', mi verrebbe da dire, un po' drammatico, perché in effetti lo è, e che dobbiamo comprendere bene per non rischiare di rendere vane alcune grazie da parte del Signore. Vi spiego. Il Vangelo che abbiamo ascoltato si colloca a Nazareth, siamo proprio agli inizi della vita pubblica di Gesù. Chi conosce bene il Vangelo ricorda l'episodio, l'antefatto di questo episodio è che Gesù entra nella sinagoga e legge un rotolo del profeta Isaia dove c'era scritto la profezia dell'avvento del Messia. Lo Spirito del Signore è su di me, mi ha mandato a consolare i poveri, a portare un lieto annunzio, a fasciare le piaghe dei malati, eccetera, eccetera. E poi Gesù dice, attenzione, questa parola oggi si è adempiuta, cioè il Messia sono io. Aprite il cuore, abbiate fede, credete, accogliete il dono che Dio attraverso di me vuole farvi. E cominciano poi a dire, ma che dici? Vado sul filo del falegname, un po' come... E qui si inserisce il Vangelo che abbiamo ascoltato. Gesù dice, in verità vi dico, nessun profeta è mai lasciato in patria. E poi cita due episodi famosi dell'Antico Testamento, uno è quello che abbiamo ascoltato nella prima lettura. Questo pagano, Naaman, il siro lebroso, sente dire che c'era questo grande profeta in Israele, abbiamo sentito il racconto, no? Addirittura c'è qualcuno che dice, ma prova a andare, vediamo che succede. Poi quando arriva, Eliseo dice, vatta a lavare il Giordano, che si infuria, ma il Giordano erano più belli i fiumi che stavano a casa loro, dove fino a qua per lavare dentro il Giordano. E alla fine dicono, senti, ormai hanno fatto questo viaggio, vatta a lavare, che sarà mai? Ti fai il bagnetto lì. Esce fuori e sanno dalla lepra, no? E l'altro episodio è quello della vedova di Zarepta di Sidone, ai tempi del profeta Elia. C'era stata in Israele una grande carestia, non piovve per 3 anni e 6 mesi. Questa vedova viveva lei col figlio, aveva esaurito le risorse di cibo, gli era rimasto un pochino di farina e un po' d'olio. Elia va a casa sua e dice: senti un po', come va? Male. Adesso ci facciamo l'ultima porzione di pane, dopodiché io e mio figlio moriremo di fame. E lei gli dice, ad fare una cosa, tu prepara un po' di pane per me, prima mangio io. Se farei questo, dice il Signore, la farina non finirà e l'olio dell'orcio non diminuirà fino a quando non pioverà sulla terra. Questa donna, anche questa una pagana di Sidone, dà retta a Elia, fa quello che gli dice. E che è successo? Che mentre tutti morivano di fame, lei ha continuato a mangiare. Questi sono gli antefatti. Perché Gesù cita questi episodi? E dice, tanto state attenti, c'erano molte vedove al tempo di Elia, ma Elia fu mandato soltanto a questa di Sidone. C'erano molti lebbrosi al tempo di Eliseo, ma fu risanato soltanto Naaman il siro. Qual è il messaggio? E ci sono adesso molte persone bisognose di salvezza, adesso che sono sulla terra, purtroppo molte, la salvezza che io sono e che io porto, come voi, non la accoglieranno. Quelli capiscono bene, si arrabbiano, vogliono buttarlo giù dal precipizio. A Nazareth c'è il luogo dove si ricorda questo episodio, ma siccome non era ancora ora di farsi ammazzare, Gesù, attraverso la sua maestà divina, esercita il suo potere, li blocca, li paralizza e se ne va. Questo è il contesto. Qual è il messaggio? Molto semplice. Allora Dio, i suoi uomini, i suoi profeti, i suoi santi, li ha sempre mandati in giro. Ci sono sempre stati, ci sono anche adesso, non pensiamo che adesso la Chiesa, una volta c'erano i santi, adesso non ci stanno più. No, non è vero. In giro ci stanno santi uomini, sante donne, santi preti, santi vescovi, santi frati, sante suore e santi cardinali. Da qualche parte in giro ancora ci stanno, stiamo sicurissimi, perché Dio non abbandona mai la sua Chiesa. Qual è il problema? Che molte volte questi santi personaggi non trovano accoglienza, per cui Dio vorrebbe fare tanto del bene attraverso questi suoi santi ministri, ma non lo fa, non perché non ci sono, ma perché le persone non li riconoscono come tali e non li accolgono. Questo è il problema grosso. E qui entriamo in causa noi. Allora noi dobbiamo supplicare e pregare, e questo deve essere l'oggetto della nostra attenzione, che sappiamo riconoscere le visite e le grazie del Signore, sappiamo accoglierle, capite? Perché poi un bel giorno quando andremo dall'altra parte
il nostro Signore ce le farà vedere. Voi immaginate la scena, voi immaginate il Vangelo che abbiamo letto, no? Queste erano persone concrete, reali, in carne e ossa. Noi oggi sappiamo chi era Gesù, no? Immaginate i protagonisti di questa scena quando morono, si trovano davanti al nome di Dio. Gli dice: ti ricordi quello che è successo a Nazareth? Lo sai che mi hanno buttato al precipizio? Era mio figlio. E che gli vai a raccontare? Capite? Ma dobbiamo stare attenti, dobbiamo stare molto molto attenti a questo qui, senza farci prendere, come dire, il patema o il magone, dicono a Roma, però dobbiamo fare attenzione. Vi ricordate quando Gesù pianse sopra Gerusalemme, no? È un'espressione molto molto consona per quel messaggio del lettore di oggi. Pianse a Gerusalemme, che dice: Gerusalemme, Gerusalemme, non resterà su te pietra su pietra. Guardate che dice: perché non hai riconosciuto l'ora in cui sei stata visitata. Questo è un grosso pericolo. Tutti quanti possiamo correre, speriamo che il Signore ce ne scampi e che invece possiamo valorizzare e tesaurizzare tutte le grazie che lui ci manda, sia direttamente quelle che ci manda direttamente nel nostro cuore, sia quelle che ci manda attraverso i suoi profeti, i suoi santi, le sue sante, i doni che fa la Chiesa, e che dobbiamo avere l'umiltà e il discernimento di saper riconoscere come tali, accoglierli e ricevere tutte quante le grazie che attraverso di loro il Signore vuole fare alla nostra vita. Chiediamo a Maria Santissima che ci aiuti ad avere questo discernimento e a riconoscere appunto ed accogliere i doni che Dio anche oggi non ha cessato di fare a chi li desidera, a chi ci crede, ai figli della sua Chiesa. Siamo lodati Gesù e Maria. Sì.